cugini, mi raccomando, guardate tutto questo video fino alla fine e dopo vi spiego il perché, ma voi dovete guardare questo video fino alla fine, ok? Lo dovete guardare tutto, altrimenti io sono nei guai, sono nei guai. Guardatelo tutto e lasciate tanti like, dopo capirete, dopo capirete. Martina! Ah, ecco, tutto pronto. Cugini, ma è tardi. Ma come mai Martina non è ancora tornata? Oggi la doveva prendere papà Salvo a scuola. È già mezz'ora di ritardo. Ma che cosa stanno facendo? Forse sono passati dal supermercato, non lo so. Comunque, ora chiamo papà Salvo e vediamo che fine hanno fatto. Sono un po' preoccupata. Ragazzi, è più di mezz'ora di ritardo e solitamente sono già qua. Lo chiamo. Pronto, mamma Tini? Papà Salvo, ciao. Ascolta, ma che fine avete fatto con Martina? Abbiamo fatto con Martina, ma perché la dovevo prendere io? E certo che la dovevi prendere tu. Io sono a casa, che sto cucinando, Leon è a casa dei nonni. E oggi la dovevi prendere tu, ma perché? Scusami, ma allora Martina dov'è? Ma io ero convinto che la prendesse il nonno Arturo. No, ma che nonno Arturo? Ma vuoi vedere allora che è rimasta a scuola? Oh, mannaggia, aspetta che vado a vedere. Ok, vai, vai, mi richiami. Corro. Bene, sì, sì, sì. Grazie. Ma io non ci posso credere, ragazzi, non ci posso credere! Papà Salvo si è dimenticato! A Martina Missi a scuola! Io non ci posso credere, ragazzi, ragazzi! Sono troppo preoccupata! Speriamo che la trova magari in piazza lì che sto aspettando! Ah, ecco, sta squillando il telefono, è lui sicuramente! E sicuramente l'avrà trovata! Ok. Pronto, papà Salvo, l'hai trovata? Mamma Dio, io sono venuto qui a scuola ma non c'è nessuno! Non c'è più nessuno! Sono andati tutti quanti via e di Martina non c'è nemmeno l'ombra! Ma santo cielo, come sono andati tutti via? Va bene, chiudo, chiudo che la vado a cercare fuori! Mamma mia, ragazzi, ma ragazzi, sono preoccupatissima! No, vabbè, ragazzi, io devo andare a cercare Martina immediatamente! Devo andarla a cercare! E dove sarà finita? Dove sarà finita? Martina! Stanno bussando alla porta! Stanno bussando alla porta! Vediamo se è lei, vediamo se è lei! Cuoricini, lasciate tanti like a questo video! Speriamo che è Martina! Ciao, mamma! Martina! Martina, ma che hai fatto? Entra, entra, entra! Entra! Aspetta, c'è una mia amica! Una tua amica? Ma come una tua amica? Sister, come stai? Quello che hai sentito è vero! Sono una criminale! Sister, ma che sister? Ma poi... chi saresti? Cioè, Martina! Martina, entra subito, entra, entra, entra. Ehi, signorina, dove vai con le scarpe? Qui si tolgono le scarpe. Togliti le scarpe prima e poi entri. Non lanciare così, ma che fai pure tu? Che fate? Ma dove vai? Vabbè. Martina! Ah, che bella casa. Anzi, mi levo il cappello che sto un po' più comodo. Ma io sono senza parole. Ma che atteggiamento è questo? Martina! Signorina, Martina, alzati subito dal divano. Adesso tu stai composta. Signorina, vieni qua, Martina, che ti devo dire due paroline. Vieni, vieni. Sì, tu stai pure qui nel divano. Fai proprio come se fossi a casa tua. Vieni, Martina, che ti devo dire due paroline. Vieni, vieni. Sì, faccio come se sono a casa mia. Ma questa dove ce l'ha il telecomando? Bah, mo ce lo credo. Sorella! Sorella? Ma sorella chi? Io sono mamma T! Comunque, dimmi, che c'è? Dove ce l'ha questo telecomando? Il telecomando, questo vuole il telecomando. Il telecomando, sì, guardati un po' di TV, così un attimino parlo con Martina. Qua c'è il telecomando, stati qui e non ti muovere, ok? Che io devo parlare un attimino con questa signorina. Andiamo, signorina, vieni. Se ti devo dire due paroline, vieni. Ci vediamo dopo, Martina. Innanzitutto, signorina, mi devi spiegare perché te ne sei andata da scuola senza aspettare che ti venissimo a prendere. Non si fa, non si torna a casa da sola. E poi dove sei stata con questa ragazzina? Ma chiedo, dove vuole beccare questa? Almeno c'ha 4-5 anni più di te. Non è una tua compagna di classe. Martina, esci da là, esci da là. E mi devi spiegare tutto. Dove sei stata? Dove sei stata e perché te ne sei andata da scuola? Non si fa. E ti poteva succedere anche qualcosa. Innanzitutto questa ragazza qui è una mia sorella. Mi è venuta a prendere a scuola e siamo andati in una sala giochi e ci siamo fatti anche una passeggiata. Che cosa?
in sala giochi? Ma tu sei piccola, tu hai 6 anni, che cosa vai in giro da sola in sala giochi? Ma poi dove l'hai conosciuta? L'ho conosciuta oggi, comunque io sto andando di là con lei. Ehi, 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 signorina, torna subito indietro, sai? Vieni, vieni, signorina, vieni, vieni, ehi, tu non vai proprio da nessuna parte. Mamma, ma la coppa è tutta vostra, che mi avete lasciato a parte a scuola da sola. Ho aspettato lì 60 minuti e non si vedeva nessuno, stavano chiudendo i portoni, ma all'improvviso mi ha trovata questa ragazzina qui e mi ha salvato la vita, perché se rimanevo là chiusa era un problema. Anzi, mi stavo anche vestendo per strada e lei mi ha dato la mano. Oh santo cielo, oh santo cielo, e perché? Perché io? E perché papà pensava che ti dovevo prendere io, invece io pensavo che ti doveva prendere papà. Ma comunque questa non è una buona scusa per andarsene da soli. Tu aspettavi lì e chiedevi alla maestra di telefonarci e così comunque va bene, sì, è vero, c'è stato un malinteso. Ma in ogni caso tu te ne sei andata in giro e non lo dovevi fare. Adesso andiamo di là e dici a questa ragazzina che se ne torna subito a casa sua. Che significa che non può tornare a casa sua? Ce l'avrà una casa? Deve tornare a casa sua perché i suoi genitori saranno pure preoccupati. No, lei non ce l'ha una casa. Ma che stai dicendo, Martina? Tutti abbiamo una casa. Andiamo di là e parliamo con questa ragazzina, che poi come si chiama? Si chiama Michelle. Michelle, andiamo a parlare con questa Michelle. Allora, Michelle. Michelle, Michelle, così ti chiami, giusto Michelle? Sì, sorella, però io ho un po' di fame, non è che mi potresti preparare qualcosa da mangiare? Pure, ma non mi siete già mangiato il gelato fuori? No, ascolta signorina, io ti vorrei chiedere una cosa, ma i tuoi genitori lo sanno che sei qua? Sì, sì, lo sanno, ma io ho un po' di fame, quindi ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo? Innanzitutto, signorina, quanti anni hai? Ho 10 anni, perché? E appunto, 10 anni, sei minorenne e quindi devi contattare i tuoi genitori e gli devi dire che ti trovi qui a casa Missy. Sì, sì, ma loro sono al lavoro, glielo dirò dopo. No, 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 tu glielo devi dire subito, perché se per caso si viene a sapere che tu sei qua e i tuoi genitori non lo sanno, io faccio anche una brutta fine e qui chiamano la polizia. Ascolta, ascolta, signorina Michelle, ce l'avrai un cellulare o qualcosa? Sennò ti do il mio e chiamiamo i tuoi genitori. Sì, sì, poi ne parliamo dopo, ma io c'ho fame. Bel modo di trattare gli ospiti. Sì, mamma, è bel modo di trattare gli ospiti. Comunque ho fame pure io. Vogliamo da mangiare? Vogliamo da mangiare? Vogliamo da mangiare? Abbiamo soltanto il sul divano che si rompe il divano e poi c'è pure il gatino lì che... Guarda, stanno per schiacciare anche il gatino. Vogliamo da mangiare? Mamma mia, fate attenzione. Vogliamo da mangiare? Sicuro, perché sennò finisci schiacciato con una sottiletta. Mettiti qua. Mamma mia, madonna, Vogliamo! Io non sono senza parole, sono senza parole. Martina! Ragazzi, ma non è possibile questa situazione! Ma voi avete visto anche l'atteggiamento di Martina, ha lanciato le scarpe, cioè cose che non aveva mai fatto. Comunque, non è per avere dei pregiudizi, però... che ci fate qua? Abbiamo fame! Allora, facciamo una cosa signorina, io prima devo dire una parolina a mia figlia e allora. Poi sì, poi ti prometto che... Che stai facendo? Ma che stai facendo? È orario di pranzo, è orario di... sono le 3 del pomeriggio, non avete neanche pranzato, vi state prendendo la cioccolata. Sì, ma noi già abbiamo pranzato, abbiamo preso un gelato buonissimo. E sentiamo, e con quali soldi l'avete pagato questo gelato? No, no, ma per me è tutto gratis, mi conoscono tutti. Vieni. Grazie sorella. Sì, sì, buono il cioccolatino, ma adesso andiamo per il divano. E questo è troppo. Questo è troppo. Martina, vieni. Allora, facciamo una cosa. Ah, però mi stai scocciando, però. Che pesantezza. E rilassati un po', sorella. Rilassati, sorella. Cioè, questa continua a chiamarmi sorella. Michelle, signorina Michelle, innanzitutto io sono mamma di, ok? Mettiamo i punti in apposta. Allora, Martina, vieni con me che ti devo... Martina. Andiamo. Stiamo tornando, scusa un attimino. Stiamo tornando. Allora, signorina,
Adesso veramente mi sto arrabbiando, ok? Mi spieghi cos'è questo atteggiamento? Che è questo atteggiamento così? A me non piace questo atteggiamento. Martina, non esagerare. Vabbè, dai, mamma, ma stiamo giocando. Ma che modo è di giocare? Ma che modo è di buttare qua le carte a terra? Ma che modo è? Ascolta. Ho detto, Martina, no. Martina, adesso basta. Michelle, se ne devi andare. Io qui non la voglio. Ho sentito tutto. Mamma ti non mi vuole. Mi sa che in questa casa non sono la benvenuta. Vabbè, me ne andrò. Forse ho un po' esagerato, mi sa. Però peccato. Io voglio veramente bene a Martina. Vabbè, fatelo una prossima volta. È stato bello stare qui. Anche se per poco, ma è stato bello. Martina! Adesso vai subito di là e le dici gentilmente che deve tornare a casa sua. Va bene, mamma, non lo dirò. Bene, Martina, vedo che sei giudiziosa. Dai, anche perché i suoi genitori potrebbero preoccuparsi. Dai, andiamo. Michelle? Mamma, era qua. E dov'è? E dov'è? Ha lasciato anche il suo cartellino. Ma che ha lasciato? Secondo me invece è salita al piano di sopra. Adesso la vado a cercare. Adesso la vado a cercare. Michelle, sei sopra? Ragazzi, secondo me è salita qua sopra. Adesso la vado a cercare. Michelle, sei qui? Sicuramente è nella stanza di Martina. Michelle, sei qui? Michelle? No, ragazzi, qui non c'è. No, non c'è nessuno. No, qui Michelle non c'è. No, ragazzi, qui non c'è. Non c'è. E vuoi vedere che è veramente uscita, che se n'è andata? E Michelle! No, ragazzi, non c'è. Non c'è Martina, qui non c'è Martina. E qui non c'è Michelle. E no, Martina, effettivamente sopra non c'è Michelle, non c'è. No, no, non è più in questa casa. No, non c'è. Hai visto, mamma, l'hai fatta andare? Ecco! Lei sicuramente ha sentito tutto e ci è rimasta malissimo. Forse ho esagerato un po'. Sì, effettivamente, forse sono stata un po' troppo diretta, troppo crudele. E forse quella ragazzina mi ha sentito e ci è rimasta male. E vabbè, vado a parlare con Martina, che dite? Ma prima lasciate tanti like a questo video. Vado. Ciao Martina. Ciao Michelle, come stai? Che stai facendo oggi? Io sto bene. E tu come stai? Benissimo, sono qua a casa, ma tu oggi vuoi venire a casa mia? Io vorrei tanto venire a casa tua, ma l'altra volta tua mamma non mi ha voluto. Io ci sono rimasta molto male. No, ma mia mamma è fatta così, non ti preoccupare, ti vuole. Vieni, dai. Sicura, sorella? Ok, allora il tempo che mi preparo e vengo. Ok, va bene, ti aspetto. Sì, poi ci sto venendo Michelle, yeah! Mi metto a saltellare! Scusami! Ciao, cuoricini! Martina, ma che c'hai? Che saltelli? Tutta questa felicità che è? No, niente, mamma, niente, mamma! Stavo qua solo giocando. Cuoricini, udite! Ma, vabbè! Ah, ma stavo citofonando! E stavo suonando alla porta! E aspetta che vado a vedere chi è! Sarà forse qualche corriere. Ma è appunto, se il corriere ci devo andare io. Andiamo. No, ci vado io. No, ci vado io. No. Vabbè, andiamo insieme. No. Andiamo no. insieme, Martina. Andiamo no. insieme, Martina. No. Andiamo insieme, Martina. Ma che c'hai? Che no. c'hai? No, rimani qui tu. Io vado sotto a controllare. Aspetta, Martina, aspetta. Ma che sta facendo per il corriere? Ma che chiede? Hai ordinato qualcosa per caso? Apro io. No, apro io. Michelle, e tu cosa ci fai qui? Michelle, ma tu cosa ci fai? Mi hai chiamato tu, sorella. Zitto. Michelle, ma questa volta i tuoi genitori lo sanno che sei qui? Boh, non lo so, sono al lavoro. Loro non ci sono mai, sono sempre in giro per lavoro. Non hanno mai tempo per me.
Ma come non hanno mai tempo per te? Scusami, ma allora tu con chi è che stai? Chi è che ti accudisce? Sei soltanto una bambina. Sto con mia nonna. Ok, e tua nonna lo sa che sei qui oggi? In realtà mia nonna per ora sta in ospedale. Oh, ma mi dispiace. Questo mi dispiace davvero. Spero che non sia nulla di grave. Insomma. Mamma, comunque, tu ti devi scusare con Michelle. Perché te lo ricordi l'altra volta che era successo? Lei si è seccata e se n'è andata. Eh sì, sì, è vero, è vero. L'altro giorno sono stata un po' scortese. Potete vedere tutto nel video precedente. Forse ho avuto dei pregiudizi. Sì, purtroppo, probabilmente Michelle ha sentito tutto. Vediamo, adesso glielo chiediamo. E si è offesa, ma adesso le parlo, così chiariamo questa cosa. Ok, allora Michelle. Sì, sister, dimmi. Ancora con sta sister. Senti, tesoro, innanzitutto fammi una cortesia. Non mi chiamare sister. Ma posso levarmelo il giubbotto? Dobbiamo restare così. No, è certo che te lo puoi levare. Levati le scarpe, tutto. Va bene, però beh, questa volta per favore, questa volta le scarpe non le lanciate, per favore, almeno. Sì, togliti tutto, ok. Allora, fai come se fossi a casa tua. Ecco, ci risiamo un'altra volta. Vabbè, mamma, mantieni la calma, che è solo una ragazzina. E poi questa storia della nonna in ospedale, insomma, mi dispiace veramente moltissimo. Va bene, adesso provo a parlarle, ok? Allora, Michelle, scusate, che state facendo? Che state facendo? Mamma, ma io mi stavo guardando il video con Michelle. Sì, ma un attimo, che prima devo parlare con Michelle. Allora, Michelle, tu... L'altro giorno esattamente, che cosa hai sentito? Perché te ne sei andata via all'improvviso? Allora, io ho sentito un pochino di giudizi che mi hai fatto senza sapere la persona che io ero. Sì, e questo è vero. Ma ci sei rimasta male? Sì, questa cosa non mi è piaciuta. Io in realtà sono una brava ragazza. So solo che... Dai, sorella, mi piace divertirmi. Sì, con sta sorella, e lo so che ti piace divertirti, ma tu hai 10 anni e già fai altri tipi di cose. Martina ancora ha 6 anni, un po' piccolina, sai, e non può andarsene in giro con te. E cioè, dobbiamo cercare di valutare bene questa situazione, ok? Sì, va bene, scusa, ma l'età non conta sull'amicizia. E poi lei è tipo la mia sorella più piccola, però non di sangue. Ah, la sorella più piccola ma non di sangue. Ho capito. Vabbè, facciamo una cosa, guarda, adesso vi preparo una merenda. Sì, mamma, ma ancora non le hai chiesto scusa. È vero. Va bene, Michelle, ti chiedo scusa se l'altra volta ti ho offesa, ok? Puoi stare qui tutto il tempo che vuoi. Davvero? Bellissimo! Perché io ho proprio portato il pigiama per restare a dormire qui. Sì, che bello! Vieni qua, andiamo! A dormire qui? Ma in che senso? No, cioè, ma no, non è che io intendevo dire proprio tutto il tempo, cioè, proprio tutta la notte, cioè, tutto il tempo, volevo dire un'ora, 2 ore, cioè, proprio a dormire qui. Vabbè, a dormire qui, ha portato il pigiama. Vabbè, vado a preparare la merenda. Martina! Ma io non lo so, ragazzi, ma... Sta ragazzina non ci vede i genitori, sono al lavoro, non in ospedale, non se ne è capito più niente. Rimane a dormire qua. E vabbè, per una notte non ci fa niente. Se resta a dormire qui, la farò dormire nella stanza di Martina. Però mi sembra una situazione alquanto strana. Voi che ne dite, cuoricini? Non lo so, datemi qualche consiglio. Scrivetelo nei commenti quello che pensate. E soprattutto lasciate almeno 2000 like a questo video. Perché voglio capire bene questa situazione. E soprattutto voglio riuscire a contattare i genitori di questa Michelle. E soprattutto voglio contattare la nonna. Ora le chiederò in quale ospedale si trova. Ma secondo voi è la verità? Mammati, non dubitare di nuovo e non avere pregiudizi. Ecco, no, infatti, no, sicuramente dice la verità. Vabbè, comunque però, ma com'è vestita? Con quella felpa col teschio? Non lo so, ma che esempio è per Martina la felpa col teschio? No, mamma, ti non avere pregiudizi. È una brava ragazza e una brava bambina con un cuore buono. E chi
se ne frega di come si veste, ecco. Però glielo chiedo, quella felpa dove l'ha comprata, glielo chiedo. Magari gliene presto qualcuna di Martina, un pochettino più sofisticata. Potrei chiamare Delia, che lei ha tanti vestiti, molto fashion. Vabbè, comunque, vado di là. Ah, la merenda, gli devo preparare la merenda. 5 minuti dopo. Ragazze, vi ho portato le merendine. Mamma, hai visto che mi ha regalato Michelle un anello del ragno? E poi la peppa tedesca. Grazie! Non c'è di che, ce ne ho tante magliette così. Sì, sono fighissime. Fighissime? Martina, ma come sei conciata, Martina? Dai, sorella, non fare la boomer. Che? L'albume? Che cosa? Le uova, l'albume? Ma che cosa dicono questi qua? Ma che ridono? Ma che state ridendo? Ma che ridete? Cosa c'è da ridere? Abbiate rispetto di mamma ti. Le merendine. L'ovetto, ma che... Dammelo. Un Kinder a te. E mi raccomando, stavolta non buttate le carte per terra come nel video precedente, cortesemente, grazie. Ragazzi, si è mangiata la sorella! La cioccolata nel divano, state schiacciando tutto, state schiacciando la cioccolata ovunque. Avevo appena passato l'aspirapolvere. Martina! Ehi, Martina! Vuoi vedere una cosa? Sì! Wow! Voglio fare anch'io! No, se te lo scaldamento! No! Come hai fatto a cadere? Cosa è successo? Vedere una cosa e si è fatta male. Ecco, lo sapevo io. Che cosa hai fatto? Aspetta, così. Voleva imitare me, che facevo così. Voleva imitare te, imitare appunto. Lo sapevo io che Martina avrebbe iniziato ad imitare Michelle. Lo sapevo io che ti facevi male, lo sapevo dove ti sei fatta male. Ma queste cose, lei le sa fare perché magari farà danza. No, sorella, queste non le ho imparate a danza. Non mi piace la danza, le ho imparate io, da sola. Non ti piace la danza? Ma le hai imparate. Vabbè, comunque, no. Martina, come fa? Riesco a muovere. Si riesce a muovere, sì. Mamma mia. Sì, riesco a muovere. E io so fare però solo questo. Piano, prima che mi fate male. Mamma mia, non voglio guardare. Allora, facciamo una cosa. Tra poco la cena è pronta. Andatevi a mettere il pigiama e vi andate a lavare le mani. Forza. Martina, scendiamo di sopra. Sì, e piano dalle scale, però piano dalle scale, dai. Andiamo su. Ah, che bella, è questa la vostra stanza? Mi ci metterò io. No, Michelle. No, voi dormite di là nella stanza. No, andiamo. Vabbè, andiamo questa stanza. Sì, andiamo a dormire. Io la vedo. Andiamo di là a dormire. Qui si da... Mamma mia, ma no, che bisogno. Queste sono sessioni, non mi piace. Marti, ho pensato a una cosa. Ma perché non ti fai tutte le pareti neri come un teschio, come in questa felpa? Va bene, ci sto. Prendiamo i pennelli e diventiamo tutto. Signorina, che pennello, che teschio, ma che cosa state dicendo? La stanza rimane così rosa, per com'è, rosa, tutta rosa. Vabbè, allora mettiamoci questo pigiama. Dov'è il pigiama? No, perché tu tutte con le principesse non mi piace. Ma guarda un po', va. Ma che stai facendo con i quadri? Ma che state facendo? Sto togliendo. Brava, togliamo tutti i quadri. Ma cosa state combinando? Bravo. Oddio. Togliamo tutti i quadri. Allora. No. Che quello l'ho fatto io. Vabbè, datemi i quadri preziosi. Comunque, ti chiedevo, Michelle, dov'è il tuo pigiama?
In realtà io dormo così. Così? Con i jeans? Ma stai scomoda? Ma scusa, mi avevi detto che ti eri portata il pigiama? No, ti ho detto che dormo qui, no che mi sono portata il pigiama. Mi sembrava di aver capito che ti eri portata un pigiama. Vabbè, comunque poco importa, vorrà dire che te ne presterò uno di mattina. Sì, sì, va bene, sorella, vai a prendere i pigiamini. Ancora questa sorella. Ma che sorella. Guardi, ho un'idea. Però non lo dire, noi facciamo finta che ci colleghiamo. Poi invece, appena si addormentano tutti, noi ci alziamo, ci vestiamo e scappiamo ad una festa dei miei bro. Ok, ma non può essere pericoloso, Michelle. No, tranquilla, ci penso io a te. Ma mi raccomando, non lo dire. Brava Martina, stai imparando. Sì, sì. Allora ragazze, ho trovato questi pigiamini e per stasera vi metterete questi qua. Sì. Allora, questo è per te e questo è per te, mi raccomando, mettete i pigiamini, va bene? Sì, sì. Ma ci mettiamo il pigiama. Sì. Vabbè, ma io resto qui, siamo tra donne. No. Martina! Martina! Ma che pigiama mi ha dato tua mamma? Le fa schifo il mio. Ma poi è gigantesco. E anche il mio. Vabbè, ma l'importante è che stasera dormo qua. Ma che dico dormo qua? Noi dobbiamo uscire a fare festa. Sì! E anche tu? Vuoi venire? Dai Martina, posa questi bambolotti e andiamo a truccarci. Vabbè, se viene mamma mia. Si nasconde tutto. Sì, dobbiamo fare piano, però lei già si è andata a dormire. Sicura? Sicura. Oh, guarda, qua. Cos'è? Questo è un coso squiscioso. Quando ti bruciano gli occhi, lo squisci e si calmano. Guardati, ti faccio le unghie. Tu controlla, sembra che non viene mamma di. C'è. È qua? Non è. Uomo, questo lucido labbro è bellissimo. C'hai trucchi meravigliosi. Allora io mi metto un po' di fant. Ecco cuoricini, ciao. Io sono mamma di. E oggi Martina ha portato in casa una signorina un po' particolare. Mi sembra una teppista. Però non devo avere pregiudizi. È una brava ragazza, in fondo sì, è una brava bambina. E stasera dorme qua. E comunque potete vedere questa ragazzina, questa Michelle, che ne ha combinate delle belle nel video precedente. E stasera dormirà qua. E che possiamo fare? Sta per calare la notte. Le porto qualche coperta dall'altra parte della stanza di Martina, perché secondo me stasera sentiranno molto freddo. Stasera c'è molto freddo. E allora gli porto un bel cuscino e una bella coperta. Vado. Michelle, ok, siamo pronte per andare in discoteca. Aspetta, mi metto un po' di ombretto. Ragazze, adesso scappiamo e andiamo in discoteca, ok? Però non ci dobbiamo fare toccare da mamma T. Ok. Intanto stai venendo perfetta. Perché solo tu l'hai capito? Ma che cosa stanno dicendo queste due? Guarda un po' che mi stanno prendendo in giro. Fanno finta di andare a dormire queste due e se ne stanno andando in discoteca, stanno scappando di casa. Ma a chi vogliono prendere in giro? A mamma di vogliono prendere in giro. E certo. E sister, bro, e so. Che come mi ha chiamato l'altra volta? Come mi ha chiamato? Albume, boomer, boom. Che ne so? Con tutti questi termini. Ma adesso ho in mente un piano, ma voi prima lasciate almeno 2000 like a questo video, perché oggi mamma T ne combinerà una. Vedrete una cosa che non avete mai visto prima d'ora. Restate con noi, guardate un po' che cosa combino adesso. 5 minuti dopo. Eccomi qua, pronta. Se mamma T non riesce a farsi ascoltare con le buone, adesso ci proverà con le cattive. Diventerò una teppista cattivissima! Venite con me!
Scusate, sono un po' stretta con questa maglia perché era di quando ero giovane e andavo anche io in discoteca. Però ancora devo dire che riesco a trattenermi. E che si credono queste due? Che mamma T non sappia fare anche lei la tosta? Hey sister, hey bro. Ok Martina, vediamoci questo obbrobio. E poi via, ciao. Martina, io non lo riesco a togliere. Vabbè, faccio così. Tanto mi sta pure grande. E certo. E lo lanciamo via. Non lo voglio più vedere. Che schifo. Via. Stasera ci divertiremo. Sì. Scappiamo piano piano. Ehi là sister, io sono pronta per andare in discoteca. Mamma, ma che ci fai conciata così? Ehi sorella, ma sei pazzesca. Non sembri nemmeno mamma T. Ma come, dove sto andando, sorelle? E sto venendo in discoteca con voi. Mia mamma si è impazzita. Ma noi non stiamo andando in discoteca, avrei capito sicuramente male. Male, certo. Come state andando in discoteca? Ma che state dicendo, sorelle? Stasera ci spacchiamo la vita, ci divertiamo un mondo. Mi sono preparata, quindi adesso usciamo, andiamo. E soprattutto ci divertiamo. Hai capito? Dai, andiamo, forza bro. Sorelle, andiamo. Ma noi stiamo facendo finta di andare in discoteca. Era solo per vedere la tua reazione. Brava, Michelle, brava. E certo, mamma. Ah, stavate facendo finta. Ma che peccato, perché io mi sono preparata e a questo punto ci dobbiamo andare sul serio. Perché ormai io ho invitato anche delle amiche, degli amici, dei rapper, insomma. Raga, andiamo. Dai, andiamo in discoteca. Vengo pure io così ci divertiamo. Andiamo. Anzi. Sapete cosa farò anche? Salirò sul cubo e farò un bel balletto tipo funky, tipo così, no? E voi sarete così con me insieme e balleremo tutta la nottata insieme. Mamma, ma noi non stiamo andando in discoteca. E poi così mi stai mettendo in imbarazzo. Quindi vatti a cambiare, mettiti in pigiama e vai a letto. E soprattutto ritorna a essere mamma T, perché così... Guarda, no. Invece a me, sorella, mi piaci tanto questa cosa. Non avevo dubbi, fatti 5. È bella. Dai. Andiamo, Martina. Basta, Michelle, io non voglio venire in discoteca. Come non vuoi venire in discoteca, Martina? Vabbè, sorella, tranquilla, ora ci parlo io. Andiamo a letto. Andata a letto, no, ma che peccato, io volevo andare a ballare, vabbè, vorrà dire che ci andrò sola, va bene, allora voi andate a letto, buonanotte. Marti, non pensavo che tua mamma era così simpatica. Ma che simpatica è simpatica? Secondo te io me le vado in discoteca con mia mamma? Mia mamma deve stare a casa, ce l'ho anche piccola. Vabbè Martina, comunque anche le mamme si devono divertire. Non è che possono solo pensare alla casa e pensare ai bambini e pulire. Sì, però non ci voglio andare in discoteca con mia mamma. Oh, a me mi piaceva uscire di nascosto però. Così non c'è piacere. Martina! Marti, invece secondo me sei molto fortunata ad avere una madre che si preoccupa di te, che si prende cura di te. Piacerebbe avere anche a me una madre così. È vero, mamma T è una brava mamma. Sai Marti, secondo me è meglio se ci mettiamo di nuovo in pigiama e andiamo a dormire per stasera. Hai ragione, sì, facciamo le prove bambine, andiamo a dormire. Ragazzi, primo step superato, ci sono riuscita. Adesso mi vado a vestire che sto morendo di freddo, sto congelando. Ma come fanno a stare vestiti così con i toppini? Ma come fanno?
Ragazzi, mi sono cambiata finalmente, sono tornata a mamma T. Allora, adesso però devo chiamare papà Salvo che va a prendere il piccolo Leon. Ok? Ma sento che è iniziato a piovere. No, niente. Facciamo una cosa. Leon stanotte resterà a dormire a casa dei nonni e lo vado a prendere domani mattina perché ormai sta piovendo molto forte. Niente, mi metto a letto e dormo, mi riposo un pochettino anche io. Un'ora dopo. Michelle, che ho sentito un rumore. Vuoi accendere la luce, per favore? Sì, sì. Che sarà mai? Sarà stato Gatito. No, non è Gatito. Gatito è chiuso in bagno. Va bene, Martina, sarà stato un piccolo rumore. Poi sei a casa tua, rilassati. No, Michelle, io ho paura. Andiamo a chiamare mamma T. Sì, va bene, Martina, però io sonno. Ascolta, Michelle, papà Salvo non c'è e io questa sera ho paura. Quindi andiamo da mamma T. Andiamo. Va bene, andiamo. Oh, che sonno. Mamma T. Mamma T. Che è successo? Sono già le 7, dobbiamo andare a scuola. No, no, abbiamo sentito il rumore, ci siamo spaventate. Anzi, veramente l'ha sentito Martina e mi ha svegliato. Mamma, te lo giuro, non, veramente non dico bugie, ho sentito un rumore. Ma che rumore, avete sentito? Io non ho sentito niente, stavo dormendo, siamo in piena notte. Mamma, tipo dietro la porta, andiamo a controllare. E vabbè, Andrea, che c'è, Michelle, però che c'è? Piano. Sì, faccio piano. Ragazze, però mi dovete fare dormire, ok? Cioè, io sono stanca e dopo una giornata del genere che mi svegliate in piena notte, cioè, veramente. Poi anche smesso di piovere, ma state tranquille. Comunque, se vi fa stare più serene, ok, andiamo a controllare, Martina. Dai, datemi la mano e scendiamo. Che mi tocca fare? Vai, piano. Sì, andiamo. Ragazzi, questa giornata è interminabile. Andiamo, scendiamo. Ma prima lasciate tanti like a questo video, così capiamo che cosa sono questi rumori. Andiamo. Sì, adesso l'ho sentito anch'io. Ho visto mamma che non dico bugia. C'è qualcuno là sotto che ammiamo in punta dei piedi. Prova a sbirciare. Non c'è nessuno, andiamo. Ma io sento anche delle voci, sentite questa voce. Ma chi sarà, ragazzi? Ma a quest'ora della notte, ma chi è? Ma chi è dietro la porta a quest'ora della notte? Ragazzi, se lo volete scoprire, iscrivetevi al canale e lasciate tanti like. Chi è che bussa a quest'ora della notte? Sono nonna Claudia, sto portando Leon. Cosa? Nonna Claudia? E che è successo? Claudia! Sì, sì! Claudia! Leon! Sì, l'ho portato perché piangeva, l'ho dovuto portare di notte, piangeva forte! Ciao, me ne vado! Ciao Tiziana! Ciao, prendi da Leon che piangeva! Okay, vieni Leon, vieni, va bene, vai! Martina! Vieni Leon, ti tolgo la coperta perché fuori sarà molto freddo! Ehi, fratello! Ci avete fatto spaventare! Eh sì, che ci siamo spaventati nel cuore della notte. Quando ne sto vedendo stasera, ragazzi, potete andare a vedere il tutto nel video precedente. Comunque, Leon, siamo tutte contente che sei tornato, che sei qui. A proposito, lei è Michelle. Ehi, bro, lo sai? Da oggi abito qui. Sì, che bello! Che cosa? Abito qui? Ma che stai dicendo, Michelle? Tu... per stasera sei qui, ma abito qui è un parolone. E poi devo ancora conoscere i tuoi genitori e capire perché ti lasciano sempre in giro. Comunque, va bene, adesso proviamo ad andare di nuovo tutti a dormire. E chi è ancora che sta bussando a quest'ora? Chi è? Martina, ma non mi hai mai detto che casa tua è così movimentata di notte? Anche peggio. Chi è che bussa a quest'ora della notte? Chi è? Sono Delia, aprite! Delia! Ma chi è questa Delia ora? Ma Delia è la mia migliore amica! Beh, oltre te! Delia, sì! Delia, ti apro subito! Ma che ci fa, ragazzi? A quest'ora Delia a casa? Che arriva a casa? Ma che sta succedendo stanotte?
Delia, Delia, ma che è successo? Ma che ci fai? Quando è la mamma? Mamma mi ha lasciato qui. C'è stata un'emergenza. E quindi stanotte devo dormire qui. Ah, vabbè, e qual è il problema? Ci mancava solo Delia a dormire. Cosa sta diventando qua? Un dormitorio? Va bene, Delia, non c'è nessun problema. Non ti preoccupare, vieni, vieni. Dormiamo tutti nel lettore di mamma T. Dai, forza, entra, entra. Me levati il giubbotto, entra. Sono molto felice che sei qui. Martina, ma chi è questa bambina piccola? Ma lei non è piccola, è la mia compagnetta di classe. Ed è la mia migliore amica e ci divertiamo sempre a scuola. Martina, ma chi è questa qua? È un po' strana. Sorella, ma strana a chi? Strana a te, ti vedi pure come sei vestita? Io come sono vestita? Ma guarda di te! Signorine, allora, innanzitutto non discutiamo su come uno si veste, non si veste. Ognuno è libero di vestirsi come vuole, ok? Non si giudica. Siamo qui tutti amici. E soprattutto dobbiamo dormire stanotte, perché dobbiamo dormire tutti nella stessa casa e dobbiamo stare tranquilli, sereni e dormire. Sapete dormire? Chiudere gli occhi, dormire, ok? Ok? Vieni qua Martina Missy. Adesso aggiungeremo un lettino, vediamo adesso come ci organizziamo nella stanza. Vieni qua Leon, che anche tu. Andiamo. Mamma, ma dormiamo tutti insieme, vero? Tutti insieme, Martina? Ma come facciamo a dormire tutti insieme nel lettone? Non c'entriamo! Ho un'idea, ma se dormiamo tutti nel divano? Michelle, mi sa che hai ragione. E potremmo dormire tutti nel divano. E certo, siamo più comodi, hai ragione. Va bene, ragazze, mettetevi nel divano, che adesso vi porto le coperte. Dai, Leon, piano! Ragazzi, io stasera non ce la posso fare, veramente. Cioè, è l'una di notte. Io voglio andare a dormire. Ragazzi, allora, innanzitutto, cuoricini, lasciate almeno 2000 like a questo video, ok? Perché io stasera non ce la faccio. Cioè, questa è l'una di notte, stanno saltando sul divano invece di andare a dormire. Io adesso chiamo mamma Giulia, chiamo alla mamma di Delia, okay? Che mi ha lasciato qua, Delia pure. E poi anche i genitori di quest'altra ragazzina, di Michelle. Ma dove sono? Dove sono? Mamma T, non si può occupare di tutti questi bambini. Già mi bastano Martina e Leon. Ok? Va bene, intanto prendo il telefono. E le prendiamo questo lenzuolino. Sì. Ehi ragazzi, sta squillando. Pronto? Pronto. Mamma Giulia, mi spieghi perché mi hai lasciato all'una di notte davanti alla porta a tua figlia Delia? Mamma T, scusami, che ho avuto un imprevisto, un contrattempo. E non ti preoccupare, poi la vengo a prendere domani mattina. Un contrattempo? Ma che contrattempo è a luna di notte? E poi domani mi spiego. Ciao. Poi domani mi spieghi e poi domani ne parliamo. Mi ha chiuso il telefono, Mamma mia, ma come devo fare io stanotte con questo qua? Come devo fare? Cuoricini, vi prego, aiutatemi. Dai mattina, giochiamo col bambolotto, giochiamo a mamma e figlia. Sì, bello, mi piace. Coi bambolotti? Ma questi giochi sono giochi da bambini mocciosi. Ehi tu, come ti permetti? No, come ti permetti tu? Basta. Mattina! Allora facciamo un gioco a uno a uno. Prima inizia lei e poi inizi tu. No, a questo punto io non gioco. Neanche io non gioco. Ragazzi, ci siamo di nuovo. Questa Michelle non è manco della nostra scuola. Ma dove abita? È molto strana. Io non lo so dove abita. Non c'ha nemmeno una casa. Non c'ha nemmeno una casa? Te l'avevo detto che era una tipa strana. No, ma è una brava ragazza, li voglio bene. Sembra un po' monella, però invece è una brava ragazza, mi aiuta tanto. Boh, sarà. A me non piace proprio. È così, Delia, lasciala perdere. Ma che cosa sta dicendo questa Delia?
E poi guardate un po' com'è, parla di me, ma lei è tutta perfettina. Adesso ci penso io a farla sciogliere un po'. Vieni Delia, facciamo un bel gioco. Vediamo se sei capace a fare questa cosa qui. E che cosa dovrei fare, scusa? Tu stai a guardare. Voglio proprio vedere cosa fai. E che ci vuole? No, Delia, non lo fare prima che ti fa male. Faglielo fare, voglio un po' vedere cosa sa fare. Sì, guarda che cosa so fare. Ai! Delia, che succede? Che è successo? Che cosa è successo? A luna di notte che cosa state facendo? Sei scivolata, che è successo? È stata Michelle? Che hai fatto, Michelle? L'hai spinta, che avete fatto? Io non sono stata. E allora perché mi dice che sei stata tu, Delia? Perché mi dici che sei stata tu? Ti ho fatto fare la ruota. Martina, dimmi la verità. È vero che è stata Michelle, ma non come pensi tu, mamma. Un po' patato. E cosa è successo, Martina? Cosa? Dai, ho fatto una cosa che ha visto fare a Michelle. Michelle ha fatto una ruota. L'ha fatta pure Dai e si è fatta male alla testolina. Ecco, lo sapevo io. Non si dà questo esempio. Allora, Michelle, fammi la cortesia di non far fare queste cose a delle bambine più piccole, ok? Senti, sorella, rilassati, ci stavamo solo divertendo. E poi guardando sembra che la colpa è sempre la mia. Adesso lo sapete che faccio? Io me ne vado. Mamma, ti prego, fermala. Di notte è pericoloso. No, Martina, falla andare che noi due stiamo meglio. No, Michelle, non te ne andare. Di buio è pericoloso. Non vedi nulla e se passa qualche macchina poi ti posso investire. Basta, io qui non sono la benvenuta. E poi ci sono abituata a stare per strada. Aspetta, Michelle. Vieni qua, Michelle, siediti. Che c'è? Aspetta, Michelle, ascolta. Ascolta, mio amore. Io non voglio che tu vai fuori a quest'ora della notte. E perché a te che cosa te ne frega? Non importa nessuno di me. Michelle, ma che cosa stai dicendo? A me invece importa di te. Ma se sei stata la prima a giudicarmi senza sapere la persona che ero. No, Michelle, sì, è vero, forse ti ho giudicata, ok? Perché non ti conosco e perché Martina è molto piccola e tu sei più grande. E quindi io da mamma mi preoccupo per lei. Però da oggi in poi ti prometto che mi preoccuperò anche di te, ok? Non voglio che vai fuori perché fuori è pericoloso, ok? Quindi stanotte per favore resta qui che sei al sicuro. Ma perché dovrei restare qui se a me non mi vuole bene nessuno? Ehi, signorina, guardami. Guarda che io ti voglio molto bene, ok? Vieni qui. Lo sai che questa cosa non me l'aveva mai detta nessuno? E va bene, amore, non ha importanza. E da adesso in poi ci sarò io a dirti queste cose, amore, perché ti voglio veramente molto bene. Sei veramente una brava bambina, ok? Eh sì, forse un po' vivace, un po' pestifera, ma chi non lo è stato alla tua età? È normale, sai anche mamma ti quante ne combinava da piccola. Va bene, dai, non ti preoccupare, adesso ci penso io a te. E poi qui siamo tutti una grande famiglia. Martina! Oh, figuricini, la mamma ancora non è tornata. Sono molto preoccupata. Martina! Ragazzi, è tardissimo. Mi hanno chiamato 350.000 volte, ok? E basta, e che cavolo. Adesso parto e vado finalmente a casa, ok? E dovevo ultimare delle cose per il compleanno di Leon. Va bene, vado. Ma ragazzi, qua è tutto buio e che si sono spente pure le luci della strada, si sono spente. Ma cosa è successo? Un cortocircuito? Vabbè, io vado, farò attenzione. Oh, stanno chiamando un'altra volta. Ma chi è? Ragazzi, è Martina. Vabbè, però non rispondo perché mi devo incamminare. Adesso tanto sto per arrivare a casa, vado. Zia Lori, ma mamma ti non mi risponde. Aspetta che ci riprovo. Mi sto facendo preoccupare. Tranquilla, Marti, starà tornando. L'ho sentita 10 minuti fa, dai, non ti preoccupare, amore. Ragazzi, non ci credo. Continua a squillare il telefono. Non posso rispondere, sto guidando. Basta.
Ragazzo, ragazzo, è il signore. Signore, signora, sta bene. Ragazzi, devo chiamare subito i soccorsi. Devo chiamare i soccorsi. Devo chiamare i soccorsi. Devo chiamare i soccorsi. Ma cosa ci faceva? Questo qua, in mezzo alla strada, cosa ci faceva, ragazzi? Tutto al buio. Io non l'ho visto completamente. Poi il telefono continuava a squillare. Ragazzi, non bisogna mai distrarsi alla guida, mai. Ragazzi, aspettate che chiamo. Sono troppo agitata. Chiamo i soccorsi. Chiamo i soccorsi. Ehi, come stai? Come ti chiami? Non ti muovere. Non ti muovere, potresti avere qualcosa di rotto. Non ti muovere. Ragazzi, ragazzi, non c'è ricezione. Va bene, allora ti porto in ospedale. Andiamo. Andiamo, dai, ti aiuto. Ok, it's okay. It's okay, ma come casa, parli? Casa. Ragazzi, ma questo è straniero. Ma cosa ci facevi in mezzo alla strada al buio? Casa tua, casa. Casa mia. Casa mia, ti porto a casa mia. Andiamo in ospedale. Aspetta, fammi controllare se hai qualcosa di rotto. Ti fa male qua? Proviamo ad alzarci. Dai. Hai sbattuto la testa? Santo cielo, ragazzi. Vieni qua, ce la fai? Ce la fai? Vieni qua. Dai, andiamo in ospedale, ti porto in ospedale. No. Ma come no? E così ti danno una controllata, ti visitano. Vabbè, dai, intanto andiamo a casa mia, dai. Che c'è anche Martina preoccupata che mi sta aspettando. E poi magari da lì ti porteremo in ospedale o chiamiamo i soccorsi. Forse siediti qua. Cuoricini, mannaggia, ma che cosa ho combinato? Mi sono distratta un po' col telefono e poi qui era tutto buio. Ragazzi, lo dico e lo ridico, non vi dovete distrarre mai in macchina, ok? Io comunque stavo camminando molto piano e per fortuna probabilmente non si è fatto nulla di grave. Adesso vado a casa e vediamo di chiamare i soccorsi. Forse non so... Si sta urlando! Senti, ascolta, io ti porto in ospedale. Andiamo, dai! No! Casa. Ma come no? Casa! Ragazzi, effettivamente l'ospedale è un po' lontano da qui. Conviene che lo porto a casa, gli do magari degli antidolorifici e vediamo se ha qualcosa di rotto e da lì chiamerò l'autoambulanza perché qui i telefoni non prendono. Ok, quindi intanto vado a casa e vediamo che cosa succederà oggi. Ok, andiamo a casa, andiamo a casa. Cinque minuti dopo. Cuoricini, siamo arrivati a casa. Ok, parcheggio. Ragazzo, tutto a posto? Ok. Tutto ok, sei vivo? Yeah. Okay. Adesso ti porto dentro, ok? Stai tranquillo, dentro c'è mia figlia Martina, Leon, c'è anche la zia Lori e ci prenderemo noi cura di te e se è il caso ti porteremo in ospedale, stai tranquillo. Dai, ti do una mano a scendere. Tutto a posto? Vieni che ti aiuto io, vieni. Stai meglio? Yes. Perché ci facevi in mezzo alla strada? Adesso mi spieghi tutto dentro casa, mi racconti tutto. Ehi, ci sei? Ma come ti chiami? Luca. Luca? My name is Luca. Che bel nome pure che c'hai. Sei un ragazzone, ma quanti anni ci avrai? 25? Andiamo. Vieni qua, entra. Oh, Scarlett! No, tranquillo, lei è Brenda, amica, ci sono io, puoi stare tranquillo. Tranquillo. Aspetta. Con Brenda, lui è un amico che l'ho investito. No, vabbè, adesso risolviamo. Vieni. Ciao, ragazzi, ciao, Martina. Mamma, finalmente sei tornata. Ti abbiamo chiamato tante volte. E poi questo qua, che ci fa qua? Ma infatti, mamma mia, ma chi è questo ragazzo? Ma dove sei stata? Chi è questo? Sorry. Toilette. Bagno, devi andare in bagno. Sì, vai. È da quella parte, vai. E chi è questo ragazzo? E chi è? Adesso vi spiego tutte cose. Ragazzi, per un pelo non l'ho ammazzato. Adesso vi spiego. Per un pelo non l'ammazzavi? Martina! Eh sì, per un pelo non lo ammazzavo. Ragazzi, una cosa incredibile. Praticamente io stavo guidando e voi chiamavate e io non rispondevo, giustamente perché stavo guidando. Nonché ho posato il telefono all'improvviso, la strada buissima, senza fari, e questo qui mi è spuntato davanti alla macchina, si è buttato in mezzo alla strada. Credo che stesse chiedendo l'autostop, ma io non l'ho visto completamente al buio. Boom, e l'ho messo sotto. Questo è svenuto per terra. Io sono andata lì e per fortuna non si è fatto nulla di grave. Autostop? Ma che cos'è l'autostop, mamma?
E l'autostop è quando qualcuno si trova in mezzo alla strada, non ha un mezzo per camminare per strada e allora chiede un passaggio. È questo. Mamma, ma perché non chiamava Uber? Siamo nel futuro, sveglia! I soliti boomer. Mamma T, ma l'hai proprio investito? Sì, sì, l'ho investito. Più che altro lui si è fatto investire perché si è lanciato sotto la macchina. Comunque aspetta, vediamo se sta bene. Luca, tutto a posto? Tutto a posto? Che c'hai? Testa. La testa? E che c'hai nella testa? Aspetta, fammi vedere. Oh! Non ti preoccupare, non ti preoccupare, tutto a posto, tutto a posto. Non ti preoccupare, niente di che. Ma chi? Ma l'hai ferito? Eh sì, è ferito. Come? L'hai ferito? Vieni qua, mettiti nel divano intanto, mettiti nel divano, rilassati che adesso intanto togliti il giubbotto che c'è caldo qua. Vieni, Lori, zia Lori, fai qualcosa, aiutami, aiutami. Tira. Piano, tira. Piano, io ho ferito. Aspetta, se tu ti tirai. Aspetta, aspetta, allora vai, prima tira di là, prima tira di là. Piano, piano, che lo smonti tutto, piano. It's crazy, crazy. Ma che dice questo? Che crazy? Che cosa dice? Tu che sei laureata, dai, che pazzi! Che siamo pazzi! Pazzi, ma perché parla in inglese? Sarà sicuramente americano. Aspetta, io vado a prendere qualcosa per medicarlo. Nel frattempo tu fagli qualche domanda, ok? Chiedigli come mai si trova qui. Vai, 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 vai. Scusa ragazzo, ma com'è che ti chiami? My name is Luca. My name is Luca. Ok, Luca. Mi spieghi cosa ci facevi in mezzo alla strada di sera al buio? Non capisco, non comprendo. Tu cosa fare in mezzo strada? Io non ricordo niente. Niente ricordo. Oh mio Dio, mi sa che è stata la botta in testa. Mamma di! Sbrigati! Sì, sì, arrivo. Ho preso i surgelati per la testa, per la botta, un fazzoletto per ripulirgli il sangue. Ecco, sto arrivando qui. Ma che ci dobbiamo fare la minestra? Ma non è niente, ghiaccio, sintetico. Sì, questo è il ghiaccio per la testa, per la botta, siediti. Ho solo questo, dai, ho solo questo, siediti. Allora. No, io ho fame, no fame, ma no. Che fame, non ti sto preparando da mangiare. Questo per la botta, mamma mia, ragazzi. Botta, cosa? Ma tu parli do you speak italiano? No, italiano, you speak no. Fabi? No, vabbè, ma, ok, facciamo una cosa. Zia Lori, pensaci tu. Che io devo parlare un attimino anche con Martina, perché poverina è veramente scioccata. Vieni. Vieni, che intanto ti pulisco la ferita. Tu molto brava. E tu molto bello. Martina, so che questa situazione per te è molto drammatica. Okay? Martina, ma perché hai questa faccia? Non niente. Perché hai questa faccia? Che stai guardando? Ma guarda questi due qua. Che si devono cosa? Che si stanno ramorando. Ramorando? Che significa ramorando? Volevo dire innamorando. Innamorando. Martina, mi sai che hai ragione. No, con l'autostoppista anche no. E vado. Mamma, vedete, sta guardando la zia Lori. Mamma. Eh sì, hai proprio ragione. Adesso ci pensa mamma T. Scusate, zia Lori, vai di là che c'è la pentola sopra un attimo. Ma no, lo sto medicando. No, vai di là che ho messo la pentola sopra. Vai a dare un'occhiata, ci parlo io qua con Luca, vai. Ho detto che lo sto medicando. Non ti preoccupare, che questo Luca sta benissimo. Dai, alzati e vai a vedere la pentola. Zia Lori, questo non è il momento del sentimento, ok? Sentimento? Oh, sentimento? Che ti ricordi qualcosa? Che c'è? My baby. My baby. No, ma io non ricordare. Non ricordare? Aspetta. Vieni qua, vieni. Appena io ho detto sentimento, quindi sentimenti, si parla di amore. E lui si è alzato dai piedi. Quindi probabilmente sta cercando qualcuno, non lo sappiamo, qualcuno tipo un flashback ha avuto. Sì, qualcosa che ha, qualcosa inerente ai sentimenti. Ma voi, cuoricini, avete capito qualcosa? Se avete capito qualcosa, lasciate tanti like a questo video. E se avete qualche idea, scrivetelo nei commenti. E soprattutto iscrivetevi al canale. Però mamma, guarda Luca.
È meglio che gli fai fare una doccia. E hai ragione Martina, sì, perché poverino è finito per strada. E certo sarà. Facciamogli fare una doccia, portiamolo su, sarà confuso. E vieni, vieni Luca, che ti facciamo fare una doccia. Vieni Martina, accompagniamolo sopra, vieni Leon. Bene cuoricini, se siete arrivati fino a qui vuol dire che avete visto tutto il video, ok? Ma per dimostrarlo lasciate un cuore azzurro adesso, subito, fatelo subito, perché sono nei guai. Ma mi raccomando, domani dovete vedere il continuo, ok? Domani dovete vedere anche tutto il video e finalmente sabato e domenica vedrete la conclusione di questa storia, ok? Vedrete come andrà a finire. Mi raccomando, così forse posso togliermi dai guai, ok? Lasciate un cuore azzurro, bravi, bravissimi!